Oggi facciamo un poco di riciclo. Io ho bisogno di guanti da forno perché il mio è in condizioni pietose. Durante la quarantena l'ho letteralmente distrutto a furia di cucinare, quindi ho urgente bisogno di guanti nuovi. E quindi vi dicevo, andremo a fare un poco di riciclo. Ci serve un filtro per la cappa, un foglio A4, degli scampoli di stoffa e della stoffa bianca per andare a foderare l'interno e isolare il filtro K dalle mani. Ho già fatti i miei guantoni, uno l'ho rifinito totalmente e ci ho messo anche il laccetto per appenderlo. L'ho provato e mi sono resa conto che per un maggiore isolamento, secondo me, è conveniente mettere tra le due stoffe due strati di filtro K. Questo lo andrò a disfare e lo sistemerò. A scottare non mi sono scottata, però un leggero calore si sente. Nel video vedrete come cucirlo passo passo e nel passaggio in cui vado a sistemare i pezzi per poterli cucire, ricordatevi di mettere due strati di filtro K tra le due parti di stoffa di ogni sezione del guanto, sia la parte superiore che la parte inferiore. Adesso vi faccio vedere come creare un cartamodello da un semplice foglio A4. Io me lo sono già creata. La cosa più semplice sarebbe quella di prendere il guanto vecchio, appoggiarlo sul foglio e tracciare i bordi a 1 centimetro dal guanto stesso. Ma vi faccio vedere come con pochi passaggi poter creare un cartamodello per chi non avesse a disposizione il guanto vecchio. Per prima cosa, nel nostro foglio A4 lo mettiamo per il lungo con il lato più corto e andiamo a segnare il primo punto a 17 centimetri. Giriamo il foglio per la parte larga e misuriamo un altro punto a 25 centimetri. Chiudiamo il punto 17 con il 25 che abbiamo segnato adesso e abbiamo la prima retta nella parte larga del foglio. Giriamo di nuovo e andiamo a chiudere il rettangolo al fondo. E da qui partiremo per la costruzione del nostro cartamodello. Sempre partendo dal fondo, dalla destra verso sinistra, andando nell'interno, andiamo a tracciare un primo punto a 3 centimetri. Dall'altro lato, sempre verso l'interno, tracciamo un altro punto ad 1 centimetro. Adesso dall'alto verso il basso, sulla retta esterna, segniamo un primo punto a 5 centimetri. Un secondo punto a 7 centimetri e un terzo punto a 9 centimetri, sempre sulla stessa retta. Nella parte alta del foglio, andando verso l'interno, andiamo a segnare un punto a 5 centimetri. Partendo da questo punto che abbiamo segnato adesso a 5 centimetri, andiamo a segnarne un altro a 6 centimetri, sempre andando verso la parte destra, sinistra del foglio. Qui dovremo avere all'incirca altri 6 centimetri, quindi 6, 6 e 5. Nella retta esterna sinistra, dall'alto verso il basso,
Segniamo un altro punto a 5 centimetri. Adesso, partendo dal punto a 5 centimetri sulla retta esterna, andando verso l'interno, andiamo a tracciare un altro punto a 3 centimetri. Dove abbiamo qui il punto 5 in alto, dall'alto verso il basso segniamo un punto a 8 centimetri. E dovremmo essere pronti per andare a congiungere tutte le nostre rette. Partiamo dal basso, partendo dal punto 3, andiamo ad unire la retta con il punto 9. Uniamo il punto 7, sempre della retta esterna, con il punto 3 che abbiamo segnato verso l'interno, il punto 3 lo uniamo con il punto 8, il punto 8 con il punto 6 nella parte alta del foglio. E il punto 6 con il punto 5 sulla retta esterna sinistra. Ecco qui. L'ultima retta che andiamo ad unire è il 5 con l'1 nella parte bassa del foglio. Ecco qui. E abbiamo creato il nostro cartamodello. Questo è il pollice e questa è tutta la mano. Adesso andiamo a dare una forma rotonda e poi andremo a tagliare. Il punto 5 che abbiamo lasciato in sospeso ci serve come riferimento nell'andare a fare la curva. Partendo dal punto 5 e andando verso l'interno, tracciamo un punto tra il 3 e il 5 ad 1 e mezzo. Qui. 1,5. Questa sarà l'altezza del nostro pollice. Adesso o vi aiutate con qualcosa che abbia una forma rotonda oppure fate a mano libera così come faccio io. Io per il modello che mi sono già preparata ho dato una curva all'incirca di 2 centimetri di altezza. Sì, 2 centimetri per la mano e di 1 centimetro per il pollice. Quindi potremmo fare anche in questo modo. Sulla retta che abbiamo unito tra il 3 e il 7, che è di 4 centimetri, ci andiamo a prendere giusto la metà e ci alziamo di 1 centimetro. Incominciamo a dare la nostra prima rotondità. Vedete? Uniamo i punti e andiamo a creare il pollice. Ecco qua. Semplicissimo. Andiamo a prendere la metà delle due rette, qui è 8, quindi 4, mi alzo di 2 centimetri, che sarà il mio punto di riferimento
per andarmi a creare la rotondità. Parto e a mano libera mi traccio la prima curva, che poi andremo ad aggiustare quando andiamo a tagliare la carta. E faccio la stessa cosa anche da questa parte. Prendo la metà della retta, che è 10, quindi punto a 5, alzo di 2 e mi vado a creare l'altra curva per la mano. Qui abbassiamo per arrivare al vertice che abbiamo qui, al punto in cui si incrociano le due rette, e quindi arrotondiamo un pochino anche da quest'altra parte, abbassandoci un pochino per dare la forma al guanto. Ecco qui, il nostro modello è pronto. Taglieremo pari pari al modello, perché abbiamo già i centimetri per le cuciture. Posiziono il mio guardamodello. Ho messo il filtro K in doppio, così ottengo già le due parti. Appunto con gli spillini e vado a tagliare. Una volta che avrò tagliato il filtro, andrò a ricavare i pezzi dalla stoffa allo stesso modo, posizionando il cartamodello e tagliando pari pari ai bordi. Ero qua. Tagliato il filtro K, tolgo gli spillini per liberare il modello e vado a tagliare la stoffa. Ho posizionato il cartamodello e vado a tagliare. Ho tagliato anche la fodera. Adesso li andiamo ad assemblare. Mettiamo il primo strato dritto sotto, stoffa colorata, mettiamo il filtro e poi la fodera. Stendiamo bene e appuntiamo con degli spilli. Se per voi è più comodo, andate a dare un filo di imbastitura. Una volta che ho sistemato i tre pezzi, giro sotto sopra e vado a rifilare l'eccesso, pari pari alla stoffa, vedete, colorata. Altrimenti, quando vado a cucire sotto la macchina, rischio di non prendere tutti i pezzi. Ecco qua.
facciamo lo stesso modo con l'altro pezzo. Mettiamo il rovescio sotto, il filtro pari alla stoffa, andremo a togliere l'eccesso se c'è e la fodera. Appuntiamo con gli spillini anche questo. Giriamo sotto sopra e controlliamo se dobbiamo togliere un poco di eccesso che viene fuori, è leggera, proprio minima la cosa. La vado a rifilare e vado ad assemblare il guantone. Metto adesso il dritto della stoffa colorata fronte a me, prendo l'altro guanto e lo vado a posizionare sopra, semplicemente in questo modo. Faccio combaciare tutta la stoffa e metto degli spillini per tenere ferma. Vedete che io li posiziono centrali perché andrò a cucire direttamente tutto intorno al guantone. Voi, vi ripeto, se vi è più comodo, una volta che avrete sistemati tutti i pezzi, date un filo di imbastitura e andate a cucire sotto la macchina. Controlliamo se c'è da togliere la stoffa in eccesso. Se c'è da sistemare, sistemiamo, stendendo per bene. Mi vado a pareggiare ulteriormente tutti gli strati . Se occorre metto qualche altro spillino per non far muovere la stoffa . Vado a tagliare quel poco che è in più, così da avere un pezzo più uniforme quando andrò a cucire. Controlliamo anche il sopra. E togliamo l'eccesso che esce fuori. Ecco qua. Una volta che abbiamo pareggiato il tutto, andiamo a cucire. Io prenderò come riferimento il piedino della mia macchina da cucire. Vedete che posiziono filo filo al bordo della stoffa. Facendo attenzione a non prendere gli spillini, altrimenti vado a rompere l'ago, vado a fare la mia cucitura tutto intorno. Faccio un poco di affrancatura all'inizio.
Mi sistemo tutta la stoffa e vado a cucire. Vado a togliere gli spillini e rifilo tutta la stoffa in eccesso che non serve. Ho tolto tutto l'eccesso intorno al guanto, ho rifilato anche il fondo e andiamo a rivoltare il nostro guanto. Farò poi una cucitura zigzag qui al fondo del guantone per poi andare a fare una piega di rifinitura e volendo possiamo andare ad inserire un occhiello se lo vogliamo appendere. Ecco qua, tiriamo fuori anche il pollice e il nostro guanto è quasi terminato. Come vi dicevo, vado a fare un ulteriore zigzag al fondo per poi fare una piega dritta di rifinitura verso l'interno e inseriremo un occhiello per poterlo appendere. Da uno scampolo di stoffa andiamo a ricavare l'occhiello. Tagliate un rettangolino che andiamo a ripiegare su se stesso in questo modo. Ecco qua. Andremo adesso a cucire sotto la macchina e poi lo metteremo al guanto. Ho messo anche l'occhiello per appenderlo e il nostro guanto è terminato. Io ne ho fatto anche un altro. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi tutorial.